benvenuti su questo grande set cinematografico. Welcome to the Amazing Movie Set. Mamma mia, che grande emozione, the big emotion. Ora vi spiego subito perché sono molto emozionato. Regia, per favore. Non tutti sanno che quest'anno ricorre il 20° anniversario di questo grande show. Dovete pensare che la famiglia Amicabile mi reclutò in qualità di sosia di Stallone nell'ormai lontano 2001. Io arrivai qui, ma non c'era nulla. Iniziarono i primi lavori e nel 2002 nacque Rambo Action Show. Quello era solo l'inizio della realizzazione di un grande sogno. Dicono che a volte i sogni si avverano. Ebbene signori, oggi, esattamente dopo 20 anni, grazie anche al vostro valoroso contributo, tutti noi possiamo dire siamo a Movile, il palco dinamico! Bene, ma torniamo a noi. Oggi dobbiamo realizzare le scene del nostro nuovo film, che quest'anno si intitola US Army Stunt Show. Per fare questo ho bisogno di 3 volontari. Fermi! Sono io che devo prendere. Ok, allora, cercherò delle persone per fargli fare gli stuntmen. Dovete solamente prendere fuoco, saltare dai 30 metri, combattere con la moto da cross, ma sono decorati. Allora, vediamo. Abbiamo visto qualcuno, tu saresti fantastico, vieni. Tu vieni. No, fermo, le sabatte, no. Ci vogliono le scarpe. Con le sabatte, no, le sabatte non si può. Ci vogliono le scarpe. Tu hai le scarpe? Vieni, ok. Aspettami lì vicino alla cassa. Hai le scarpe? Vieni! Sandali? No, sandali non si può. Non si può. Ci vogliono le scarpe. È per la sicurezza, quando prendi fuoco, il sandali brucia, capisci? Vediamo. Il biondo lì, alzati dai. Hai le scarpe? Abbiamo trovato 3 volontari, ora vai, segui la ragazza. Vieni pure. Il nostro soldato vi preparerà in 5 minuti, ok? Me la sentite? Bravissimo. Vieni, venite con me. Bene, ce la fai 5 minuti a prepararvi? Bravissimo, seguite lui, bravi. Bene, prima di iniziare il nostro show, alcune raccomandazioni rivolte al pubblico, soprattutto ai più piccoli, ai bambini. Attenzione ragazzi, i nostri stuntmen sono dei professionisti. Si sono allenati duramente per anni per raggiungere questo livello. Imitarli? Assolutamente no, potrebbe essere troppo pericoloso. We want to remind you that our stuntmen are professionals, so please don't try to reproduce what you will see here today, because it will be very dangerous. Altra raccomandazione importante durante tutta la durata delle riprese: rimanete seduti ai vostri posti, lasciate libere le vie di passaggio, le gradinate. Please stay sit down on your seat, to the seat. Thank you. Io direi che ci siamo. Stuntmen, in posizione! Ok. Mauro, e audio effect. Check one, check two. We're ready, let's go. Enrico, special effect. Ok, ready to go. Ok, perfetto. Ragazzi, noi siamo pronti. Voi siete pronti? Ok. Light, camera. Generale, ha avvistato l'aereo nemico a ore 12. Nessuno si può permettere di violare il nostro spazio aereo. Soldati, nascondete gli ostaggi. E voi?
berretti verdi, esercito degli Stati Uniti. Bene, noto col piacere che abbiamo catturato un pezzo grosso. Generale, non ha fatto i conti con i nostri rinforzi. Avete scomodato l'intero esercito per noi? Si sta sbagliando, generale. Contro di voi basta un solo uomo. Bravo. Yeah!
in questo campo. La situazione è critica. Abbiamo bisogno di rinforzi. I rinforzi sono nelle retrovie. Stanno arrivando con armi ed esplosivi. Dobbiamo riuscire a catturare il generale di questo comando e prendere possesso della base ad ogni costo. Gli ostaggi sono ormai allo stremo delle forze. Fermi! Pensavate di lasciare questo campo a mia insaputa? Che delusione, soldato Corbano! Ha scelto la squadra sbagliata! E lei, colonnello? Dov'è quel suo errore? È già fuggito? È così che addestra i berretti verdi a fuggire come suo Rambo? Rambo per noi non è un problema. Chi crede che sia Dio? Dio potrebbe avere pietà di voi. Lui no. Portate il resto di ostaggi! Fate presto! Ora dimostreremo che trattamento riserviamo a chi osa interferire con i nostri piani. Soldato, portami quello ostaggio! Vediamo chi comanda. Si fermi, generale! Prendami! Risolviamo la cosa tra soldati! Non coinvolga i civili! Colonnello, quanto altruismo! Come vuole lei? Soldato, libera prigioniero e procedi! Vigliacchi! Voi americani, sempre i soliti ingenui. Forza, poniamo fine a questa messa in scena. Incatenateli! E voi, soldati, ripristinate la torre di comunicazione. Colonnello, dove sono i rinforzi? Chi è Rambo? Come farà un uomo solo a salvarci da questo inferno? John J. Rambo non è solo un uomo. È la miglior macchina da guerra che sia mai esistita. Quello che voi chiamate inferno, lui lo chiama casa. Thank you.
Rambo, risparmia mia vita, abbi pietà di me. Questa non era la mia guerra, sono io che decido. Alina, Olga, Daniel,
oggi ha preso fuoco per noi dall'altra parte del lago Gregory! E ora voglio un grande applauso per i nostri ostaggi di oggi. Abbiamo Danny da Venezia, Camilla da Firenze, Asia da Padova. Avete usato tutta questa energia solo per voi oggi il nostro mitico Frappuccione. Quanto regio, quanto regio. Bene, ora siamo arrivati ai nostri attori protagonisti. Nel ruolo del maggiore Yashi, Riccardo. Il nostro generale Podolski, eccoli. Il colonnello Bravo, Marco. La nostra fantastica stangolo con il ruolo di Comau, Ania. E infine siamo arrivati a lui, il nostro saltatore protagonista, nel ruolo di Joe J. E anche lo stunt coordinator di tutti i nostri ragazzi, da Milano, Mario Cialetti! Gli effetti audio che abbiamo visto, pardon, gli effetti scusati, Mauro, non ho più, pardon. Vi ricordo, non dimenticare, alle 17.55 il maestri del B-Day, io e Rambo ci fermeremo sul set per le foto. I am Rambo, stay on the set on the photo. Buon proseguimento!